E ciao ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Interdipendenti, mi presento, io sono Matteo. Oggi siamo qui per parlare di un clamoroso, perché sarebbe clamoroso ormai su Icardi si sta aprendo veramente un capitolo infinito tra scambi con Insigne, tra scambi con Dybala, tra scambi e adesso ovviamente lo scambio con Edison Cavani. Allora. Teniamoci in conto anche una cosa. Cavani a me piace veramente tanto. È il Matador. A me piace veramente tantissimo. Mi piaceva tantissimo, soprattutto nel periodo del Napoli. Adesso comunque inizia ad avere una certa età e comunque dobbiamo contare che Icardi, se torna quell'Icardi decisivo da 30 gol a stagione, darlo per Cavani, secondo me, ci perdiamo addirittura noi. Allora, quali sarebbero i problemi? Perché i problemi ci sono in caso avvenisse questo scambio. Anche i Cocioneros, ovvero l'Atletico di Madrid, sarebbe interessato al profilo appunto di Edison Cavani. Altro grosso problema potrebbe essere lo stipendio di Cavani, che al PSG prende ben, grazie, lì sono tutti ricchi, prende 10 milioni l'anno per stagione, quindi sono veramente tantissimi. Allora, io sono dell'ipotesi che se Icardi voglia rimanere e con la società c'è un accordo per farlo rimanere che viene rispettato, non ti ridiamo la fascia, basta che tu ami questi colori, non fai più cavolate come hai fatto prima, eccetera, eccetera. Se ci sono degli accordi fissi e Icardi dimostra di essere quell'attaccante forte che era prima, secondo me possiamo anche tenere Icardi, però, secondo me, se proprio Icardi deve andare via, non farei nessuno scambio. Io venderei Icardi se riesco almeno a 70-80 milioni, se riesco, perché Icardi comunque è forte, secondo me. E mi andrei a prendere un Lukaku. Cioè, almeno a parer mio, in questo momento è meglio prendersi Lukaku di Cavani. E poi, ovviamente, magari ti avanzano pure soldi perché lo scambio ricevi solo il giocatore. Se invece vai a vendere Icardi, prendi i soldi e dopo prendi Lukaku, magari ti avanzano anche dei soldi. Anche se non è facile la trattativa con lo United, non è per niente facile, ragazzi, perché lo United non sembra interessato a cedere appunto il giocatore. Altra cosa vi devo dire prima di concludere il solito video giornaliero, ragazzi, fatemi sapere con un commento qua sotto se vi piace che sto più in piedi o seduto, perché a me piace più stare in piedi, riesco a più essere più agevole nel parlare, però magari vi dà fastidio perché io mi muovo così. Quindi fatemi sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e che dire, ragazzi, sempre e comunque, forza Inter!